Sottosegretaria Rinaldi, parliamo di dignità e diritti di lavoro. Ogni giorno in Italia muoiono 4 persone per incidenti sul lavoro. Cosa è stato fatto fino ad ora dall'attuale legislatura e cosa propone di fare ancora? Ma diciamo, di fronte ad un dato drammatico come quello delle morti sul lavoro, che poi sono l'epifenomeno, nel senso che poi ogni giorno sui posti di lavoro ci sono incidenti invalidanti, incidenti legati anche alle condizioni di lavoro e quindi malattie professionali. Certo, quello che più ci appare sono gli incidenti gravi e le morti sul lavoro, e certo l'evento della ThyssenKrupp, così come la morte degli operai in Puglia mentre pulivano la cisterna, insomma, hanno scosso parecchio le coscienze di tutti. E in questo l'appello del Presidente della Repubblica è stato un appello importante. Questo ci dice due cose. Primo, che negli anni il lavoro è andato via via perdendo di valore per quanto riguarda la politica, i responsabili della legislazione, e che anche la forte precarietà che c'è stata in questi ultimi 15-20 anni del lavoro, insomma, lo hanno reso periferico rispetto agli obiettivi principali della politica. Per questo governo, seppure parzialmente, tuttavia alcune iniziative importanti, diciamo, questo elemento ha cambiato un po' di segno, attraverso due aspetti. Il primo è quello di cui si sta discutendo in questi giorni ed è il testo unico per la sicurezza, che dopo la legge 626, insomma dopo tantissimi anni, abbiamo approvato, il Parlamento ha approvato. E i provvedimenti successivi, che sono appunto i decreti sui quali è stato delegato il governo, posso dire che oggi è stato approvato dalla Commissione alla Camera con l'astensione dell'opposizione il provvedimento che prevede una migliore definizione del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, prevede questa figura anche nelle aziende al di sotto dei 15 dipendenti, prevede inasprimento di sanzioni rispetto a responsabilità gravi. Noi già nella finanziaria del 2007 abbiamo modificato alcune normative in modo anche molto semplice. Si pensi che era possibile assumere una persona e dichiarare l'assunzione dopo 5 giorni. Questo comportava il fatto che se anche arrivava un'ispezione all'interno di quell'ufficio, di quel cantiere, di quell'officina, il datore di lavoro poteva dire sì, certo, stavo andando a fare la regolarizzazione. Lei ha messo in evidenza il forte contrasto che c'è stato sul testo con Confindustria, eppure la sinistra all'arcobaleno propone di andare anche oltre e di stabilire un tetto massimo all'orario lavorativo, collegandolo al tema della sicurezza. Sarà mai possibile? Io penso che questo obiettivo va perseguito. Ritenere che non tutti i posti di lavoro siano uguali mi pare, come dire, lapalissiano, perché è evidente che se tu lavori alla ThyssenKrupp e lavori in un alto forno, il numero di ore è, diciamo, qualcosa che fa la differenza. E allora io penso, così noi pensiamo, che per produzioni pericolose si debba prevedere un tetto massimo di lavoro, quindi appunto non oltre le 8 ore. Si calcoli che lì ne facevano anche 14 di ore, e quindi mettendo a repentaglio e a rischio l'incolumità della persona. La questione dei salari, della sicurezza, del riconoscimento delle differenze dei lavori è qualcosa, diciamo, che deve entrare nel lessico della politica. La sinistra all'arcobaleno propone il contratto a tempo pieno e indeterminato, sì. Ma accanto a questo cos'altro? Beh, noi diciamo così che proponiamo che il contratto di riferimento torni ad essere il contratto a tempo indeterminato, perché abbiamo potuto verificare anche dall'esperienza di governo, io l'ho misurato direttamente,
che per esempio sotto il nome di lavoro a progetto ci sono entrate tante generazioni di lavoratrici e lavoratori dei call center, che sono entrati giovani, giovani più non sono, e continuano a lavorare come lavoratori a progetto. Ora, qualcuno mi deve spiegare qual è il progetto nel fare e ricevere telefonate. Che non significa che non vadano riconosciute forme di flessibilità. Qualcuno mi dice c'è una flessibilità buona e una cattiva. Io la riconosco, la flessibilità buona, quella che le donne per tanto tempo hanno rivendicato, cioè una flessibilità scelta. Se invece sono l'unico modo per entrare a lavorare, si trasforma in altro. Come fare in modo che questa flessibilità scelta non sia scelta sempre e soltanto dalle donne, come purtroppo largamente accade? Questo è il tema. Io sono consapevole del fatto che la flessibilità rivendicata negli anni passati da molte donne del mondo del lavoro e anche da tante sindacaliste come io ero allora, si è trasformata nel suo contrario. Come fare? Innanzitutto io penso, per esempio, che bisognerebbe, per quanto attiene ai congedi parentali cosiddetti, o ai congedi per maternità, istituire il congedo per paternità obbligatorio dopo la nascita del figlio, in maniera tale che anche il padre sia obbligato a prendersi cura e che per l'azienda a quel punto l'uomo e la donna, il padre e la madre in questo caso, abbiano agli effetti dell'azienda lo stesso risultato.